Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio qui sul matroneo della chiesa di Santa Maria delle Grazie per leggervi un passaggio di una lettera che Padre Pio scrive nel 1921 al suo padre spirituale, Padre Benedetto Nardella, raccontandogli di quel suo estremo martirio, di quella sua estrema rassegnazione. Ecco, in quel periodo, giugno 1921, è anche Padre Benedetto che cerca un conforto da Padre Pio. Infatti, ascoltiamo. Vado chiedendo a Gesù che mandi a me, scrive Padre Pio, le vostre croci, lasciandone a voi il merito di esse, ma a quanto sembra Gesù le stesse vostre croci le manda a me, ma a voi non le rimuove. Pazienza. Vi prego a non agitarvi nello stato attuale, sono delle predilezioni di Gesù che vi addimostra, sono delle corone che in tal maniera vi andate tessendo per il Santo Paradiso. Non mi dite più, per carità, che io me ne rimanga quasi indifferente dinanzi al vostro stato d'animo, poiché io non so più cosa fare e a chi raccomandarvi. Fate coraggio dunque, Padre mio, ed attendete con calma e rassegnazione l'uscita di codesto stato. Gesù è sempre e sarà sempre vostro. In quanto a me, ecco qui il racconto suo personale, nonostante tutti i miei sforzi non riesco a dir nulla, solo dico che vado sempre più sperimentando questo estremo martirio interno con una grande rassegnazione. Siamo nel 1921, non so dire altro. So che tutto questo non vi soddisfa, ma Padre mio, non me ne fate un addebito perché mi metterebbe in un'estrema esacerbazione. Vi prego poi, Padre mio, a mani giunte, di volermi dispensare dallo scrivere quelle 6 letterine. Tutti questi miei sforzi per lo stato di animo in cui verso non hanno valso a coordinare una sola idea. Ho pregato e prego tuttora Gesù e la Madre Celeste che mi avessero aiutato, ma ho sperimentato l'effetto contrario, ma io insisterò ancora.